abbiamo trovato problemi molto seri per quanto riguarda le bonifiche che sono state fatte e adesso qui abbiamo il nuovo asilo nido, la nuova materna, la nuova scuola elementare, la nuova mensa e la nuova palestra. E siamo convinti, se verranno fatte le bonifiche anche su una parte rimasta, la cosa spetta al Comune, che entro l'estate partiamo anche con i lavori già appaltati per la costruzione della scuola media. Quindi insomma, mi pare che stiamo lavorando con procedure ordinarie, perché ripeto, nel 2012 il governo Monti decise di bloccare tutte le procedure straordinarie per gli interventi in casi come questo, e quindi per fare procedure ordinarie occorrono progettazione, gare, tempi di pubblicazione che sono piuttosto lunghi. Però ribadisco, il fatto di avere recuperato quest'area, peraltro centrale come vedete, insomma, anche se spostata verso la montagna, nel paese, e costruire qui questo moderno e fatemi dire anche bel plesso scolastico, è un'altra dimostrazione che insomma, i soldi che abbiamo investito su questa zona stanno dando i risultati sperati. Capisco le proteste dei cittadini che avrebbero voluto vedere prima, e vedo un signore che lì si dice, però questi sono i tempi per fare le cose in Italia. L'alluvione c'è stata nell'ottobre, quindi a fine 2016, abbiamo dovuto fare la progettazione, fare le bonifiche, fare gli appalti, e poi la costruzione è stata più veloce anche di quanto pensassimo. Questi sono i tempi per le opere pubbliche. La Toscana ce la fa, l'ha realizzata, e ci sono anche buoni esempi. Questo è un buon esempio. Date le procedure previste per legge. Siccome credo che i cittadini non possono chiedere alla Regione di soprassedere alle leggi, perché la legge comanda, noi abbiamo rispettato le leggi e abbiamo realizzato le opere. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Ecco.